Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Android Mod. Mediacom FoamPad Duo, un device che a prima vista mi ha colpito per il design curato, il buon assemblaggio e il display che tutto sommato si difende abbastanza bene. Sul lungo periodo e utilizzandolo quotidianamente però il dispositivo mostra anche una serie di pecche più o meno gravi che non sono da sottovalutare. Certo, è un telefono di fascia bassa e il prezzo di 150€ giustifica eventuali carenze, ma vediamo insieme se merita i soldi che chiede e se vale la pena spenderli. Iniziamo analizzando l'aspetto estetico che secondo me costituisce il principale punto di forza di questo smartphone e le caratteristiche. Nonostante il display da 5.5 pollici si impugna bene e consente una buona presa. La scocca posteriore è in plastica con una particolare rifinitura che la fa sembrare simile al tessuto, rendendola piuttosto elegante, e può essere rimossa per accedere alla batteria da 2500 mAh e ai tre slot per SIM classica, micro SIM e micro SD, che permetterà di espandere i 16 GB di memoria interna. Inoltre, sempre sul retro troviamo una fotocamera da 13 megapixel con flash LED. Il bordo inferiore presenta speaker e microfono. Su quello destro sono alloggiati bilanciere del volume e tasto power, quello sinistro è pulito, mentre il bordo superiore ospita l'entrata jack da 3.5 mm, un sensore ad infrarossi, punto assolutamente positivo per un prodotto di questa fascia di prezzo, e la porta micro USB. Quest'ultima, nonostante non sia al massimo da vedere in cima allo smartphone, si è rivelata decisamente comoda per l'utilizzo durante la ricarica. Infine, la parte frontale ospita una camera da 5 megapixel e un LED di notifica blu posto in basso. Il tutto risulta leggero, ben assemblato e piacevole al tatto, e l'unico appunto è il fatto che il display, nonostante i neri abbastanza profondi e i colori vividi, rovini tutto con una risoluzione di 1280x720. Ora, io capisco perfettamente questa soluzione su schermi da 4.5 e 4.6 pollici, ma su uno da 5.5, per quanto possa sembrare un'inezia, vi garantisco che influisce in modo negativo, facendo perdere nitidezza e rovinando quello che potrebbe essere un buon valore aggiunto. Un'altra piccola pecca, anche se questo è più un parere personale quindi non può essere veramente considerata tale, è la differenza di altezza tra la parte superiore e la parte inferiore della cornice. Il fatto che in basso occupi più spazio crea un leggero scompenso che viene ampliato dalla presenza della navbar, perciò ci ritroveremo ad avere inutilizzati circa 2 cm in basso e appena mezzo centimetro in alto. Certo, la navbar si può nascondere riducendo questa differenza, ma siccome non sono presenti i tasti soft touch ne avremo bisogno spesso, dunque la cosa è abbastanza inutile. Sul software non c'è molto da dire, in quanto è una versione di Android quasi stock, con giusto qualche piccola aggiunta. La base è Lollipop e sono stati aggiunti il riconoscimento di alcune gesture, la possibilità di scambiare i tasti nella barra di navigazione, la scelta del percorso di installazione delle app, che è un'opzione che potrebbe far contenti molti, e la possibilità di programmare accensione e spegnimento del dispositivo. Le applicazioni fornite di sistema non sono poche e ci sono fin troppe aggiunte di terze parti. La cosa positiva di queste ultime però è che, nel caso non ci interessino, potremo disinstallarle. Tutte quelle di Mediacom presentano un design abbastanza vecchio e nessuna di queste mi ha realmente soddisfatto. Anzi, sì, forse una c'è, il Theme Manager, con i suoi ben 4 temi. 4. A parte gli scherzi, un'app che si difende bene c'è, la fotocamera, che racchiude diverse modalità interessanti come quella per le foto live o la veduta multiangolare, oltre al timelapse per i video. Molto comoda tra l'altro la livella per vedere se stiamo tenendo in piano il telefono. La messa a fuoco non è particolarmente veloce, mentre per quanto riguarda la qualità, all'aperto e con buone condizioni di luce il sensore se la cava bene e sia le foto che i video risultano abbastanza apprezzabili. Ma con scarsa illuminazione o in notturna, beh, non fate foto, né video. Il rumore risulta infatti fin troppo alto e gli scatti non renderanno affatto giustizia ai 13 megapixel. Per quanto riguarda la camera frontale, senza infamia e senza lode. L'autonomia, nonostante la batteria non troppo capiente, mi ha stupito, in quanto con un uso medio sono sempre arrivato ben oltre la giornata. E con uso medio intendo sensori attivi solo se necessario, poche app in background e utilizzo limitato di quelle più esose in termini energetici. Tuttavia, anche nel momento in cui l'uso è stato più intenso, con i sensori sempre attivi, diverse applicazioni, social, internet in wifi e in 3G e magari anche qualche gioco, il device mi ha portato fino a sera contro 4 ore di schermo. Perciò niente male. Le prestazioni non sono nulla di eccezionale, ma tutto sommato non pessime come ce le si potrebbe aspettare.
Il processore MediaTek quad-core a 64 bit è in grado di gestire anche applicazioni pesanti, facendo girare giochi come Asphalt o Real Racing con i dettagli al massimo senza grossi problemi. I 2 GB di RAM però non garantiscono una buona gestione dei processi e spesso e volentieri, nell'utilizzo quotidiano, se l'uso diventerà stressante non farete fatica a notare impuntamenti e numerosi rallentamenti. Durante le settimane di prova non si è mai riavviato spontaneamente né mi ha costretto a farlo, ma di sicuro non mi ha fatto mancare una bella dose di lag. Ok, ancora 3 veloci segnalazioni prima di passare alle considerazioni finali. La prima cosa, abbastanza ininfluente ma che ho trovato strana, è che la scritta 3G nella status bar è fissa e non serve a segnalare la presenza della rete mobile attiva. Anzi, se abiliterete la connessione dati, compariranno 2 freccette e un'ulteriore scritta 3G, quindi quella fissa occupa spazio e basta. La seconda positiva è che sono supportate le reti LTE e che il segnale non mi ha mai dato problemi. La terza, al contrario, assolutamente negativa, è invece data dal touch. Questo è probabilmente l'aspetto che mi ha dato più problemi durante il test dello smartphone, semplicemente perché è poco reattivo e ancora meno preciso. Molto spesso vi capiterà infatti di effettuare uno swipe e che il telefono lo prenda invece come un tap, vi capiterà di voler aprire applicazioni e che il telefono non riconosca il tocco e così via. Per questo dovrete accentuare i movimenti e tutto ciò renderà l'utilizzo scomodo e veramente poco pratico. Per essere un dispositivo da 150€ ha sicuramente dei pregi come il design curato, il fatto di avere un buon display da 5.5 pollici, di essere dual sim e supportare le reti 4G. I difetti come la risoluzione bassa, la camera non eccezionale e le prestazioni non certo da top di gamma ci sono e si fanno notare, ma in un certo senso sono portato a giustificarli perché comunque è un device di fascia bassa, non è pensato per offrire certe cose. Quello che però a mio parere incide di più e più negativamente, soprattutto sull'utilizzo quotidiano che alla fine è ciò che conta, è il touch davvero pessimo. Dunque, per concludere, è uno smartphone che consiglio a coloro che hanno un budget limitato ma non vogliono rinunciare ad avere un bell'oggetto e con delle funzioni abbastanza esclusive. Se però cercate qualcosa di adatto anche a un utilizzo stressante e la vostra priorità è la praticità d'uso, allora per lo stesso prezzo ci sono prodotti molto migliori. Perfetto, questo per oggi è tutto. Mi raccomando, se la recensione vi è stata utile, fatemelo sapere mettendo un bel mi piace e ricordatevi di condividerla per aiutarmi a crescere. Inoltre, per qualsiasi cosa, non esitate a contattarmi nei commenti qui sotto oppure su Facebook o Twitter. Ciao a tutti!